tutti e bentornati nel mio canale. Oggi è sabato e devo fare un sacco di mestieri in casa e quindi ho deciso di portarvi con me in questa routine di pulizie. Cercherò di fare la maggior parte dei lavori oggi perché domani, che è domenica, vorrei concentrarmi sul cambio dell'armadio barra sistemazione armadio di Alessandro, perché ovviamente essendo un bimbo di 2 anni cresce a vista d'occhio, bisogna sempre stargli dietro, quindi anche se magari non è ancora il momento al 100% per fare il cambio dell'armadio, devo però fare il cambio taglia, quindi devo per forza arrangiarmi, tirar giù tutto quello che avevo tenuto di Samuele e vedere se è il caso di fare poi un po' di acquisti o se ho già abbastanza vestiti nuovi, perché ovviamente crescendo così tanto i bimbi, i vestiti rimangono praticamente nuovi. Quindi domani non so quanto tempo mi rimarrà per fare appunto le pulizie e quindi devo farle oggi. E niente, ci vediamo dopo. Per prima cosa mi metto a lavare a mano 2 piatti che erano rimasti nel lavandino e poi inizio ad apparecchiare, visto che è quasi ora di pranzo. E poi mi dedico alla lavastoviglie, quindi inizio a svuotarla con tutti i piatti puliti per poi riempirla nuovamente dopo pranzo. Mi dedico quindi a pulire tutta la cucina, quindi per prima cosa vado a togliere le cose dal tavolo e dopodiché mi metto a pulire tutto quanto, compreso il pavimento ovviamente.
Finita la cucina passo subito alla camera da letto, avevo già tolto tutte le lenzuola e quindi ora mi devo rifare il letto e poi faccio la classica pulizia, spolvero, passo il pavimento e via dicendo. Ed ecco finalmente la camera tutta pulita, sistemata e tutta in ordine. Adesso passiamo alla pulizia del bagno. Ultimamente mi sto trovando molto molto bene a spolverare con l'accessorio apposta, con la spazzolina apposta del Dyson, quindi passo anche bene tranquillamente vicino ai sanitari, riesco ad andare bene intorno in tutte le fessure e devo dire che è davvero comodo. Passo ora alla sala da pranzo e anche qui inizio a sistemare un po' tutto quello che c'è in giro, dopodiché farò la polvere e
passo il pavimento, insomma, le solite cose. Il tavolo della sala da pranzo è la parte della casa che accumula più roba, perché comunque è quella che si trova molto più vicina all'ingresso e si tende ad appoggiare tutto lì. Quindi è una delle zone della casa che mi richiede più impegno durante le fasi di pulizia, perché ci sono sempre tanti oggettini sopra e io, provando e riprovando lo stesso a mettere svuotatasche in giro per casa, non sono riuscita comunque ad ottenere il risultato sperato, e chiunque entri appoggia tutto lì. Quindi insomma, ogni volta è una bella noia, però è da fare. Allora, praticamente il Dyson mi ha abbandonata perché non era carico al 100%, io l'ho usato sia per passare i pavimenti che per spolverare i mobili, quindi ho fatto la camera, ho fatto i bagni, ho fatto la sala, quella, la sala da pranzo, ho fatto la cucina, dopodiché è morto. E quindi niente, adesso l'ho lasciato sotto carica. Nel frattempo mio marito mi sta dando una mano a spolverare di là nell'altra sala, quella col divano, e io ne approfitto per fare una bella spremuta per tutti, perché è il momento di una pausa, sono cotta. Quindi niente, ci vediamo più tardi. Prima di farmi la spremuta, mi manca da lavare questa teglia che ho usato per il pranzo, e quindi ora lavo questa e poi spremutina. Ecco, una cosa che forse non vi ho detto, non mi ricordo se ve l'ho già detto o no, è che sono strafelice di aver scelto il lavandino con la vasca, quella grande, vasca unica grande, perché veramente è comodissimo, cioè riesco, è vero che non c'è, se si lavano i piatti a mano non c'è modo di dire l'insapone li sposto nell'altra vasca, è vero, io infatti mi attrezzo sempre con questi scolapasta di Ikea e metto qui le cose, le insapono, tipo i bicchieri, così le posate, le insapono, poi le risciacquo e infatti li tengo sempre qua a portata di mano. Quindi dicevo, è vero che non c'è il modo di mettere i piatti insaponati e vanno sciacquati praticamente subito, però è veramente comodo perché c'è un sacco di spazio, cioè riesci a lavare le teglie anche del forno, piuttosto che i bidoni o anche quelli della spazzatura che prima lavavo nella vasca, però magari la vasca è piena perché ci metto le lenzuola a lavare, insomma, varie cose. Ecco, riesco a lavare tutto qua nel lavandino ed è veramente veramente comodo. Avevo un po' paura quando l'ho ordinato perché appunto non sapevo come mi sarei trovata, ma devo dire che oggi, dopo un bel po' di mesi che la uso, sono davvero davvero contenta e soddisfatta della scelta, quindi la consiglio a chiunque stia per cambiare la cucina e voglia abbia questo dubbio che avevo anch'io, se la doppia vasca o la vasca intera. Ho già lavato le arance. È arrivato il momento di piegare la biancheria e mi appoggio per comodità sul letto in camera matrimoniale. Cerco anche già di dividere la biancheria piegata nelle varie ceste a seconda della camera dove devo andare poi a riporla. Allora, siamo arrivati nell'ultimo punto da pulire, che è il bagno e lavanderia. Avevo già messo i prodotti ad agire, ho finito di piegare anche le due ceste che avevo tolto dall'asciugatrice. Adesso devo completare la pulizia dei sanitari, mettere a lavare
le lenzuola che ho tolto oggi e il panno dello spray mop. Poi devo mettere anche la biancheria che è lavata in lavatrice e metterla in asciugatrice e poi direi basta. Ale ancora dorme, quindi la cameretta la devo fare per forza domani, tanto come vi dicevo già all'inizio, domani voglio fare il suo cambio armadio, quindi sicuramente farò un po' di pulizie anche lì. E niente, quindi le due sale sono pulite, la cucina è pulita, i due bagni sono quasi puliti e la camera da letto nostra è pulita, quindi direi che per oggi abbiamo dato. E niente, adesso finisco appunto qui, poi dopo è sabato, quindi come da tradizione ormai della nostra famiglia si mangia la pizza e mio marito ha già preparato l'impasto, dopodiché appunto lo metteremo in forno verso le 7 qualcosa, iniziamo a prepararlo e lo mettiamo in forno e stasera ci rilassiamo tutti insieme sul divano, magari guardiamo un film, vediamo e niente, quindi pizza e film. Il video è terminato, io ho finito di fare le mie pulizie per oggi, adesso devo solo attaccare l'asciugatrice che ho già riempito insieme a voi, ma non la faccio partire subito perché ci serve il forno, visto che stasera appunto è prevista pizza e quindi niente, ho paura che salti la corrente, quindi aspetto a far andare l'asciugatrice, la faccio andare tra un'oretta quando avremo finito di cuocere le pizze, e mentre ho già preparato anche la lavatrice da far partire domani. Quindi, che dire, non mi dilungo oltre, vi mando un grosso bacio e un abbraccio fortissimo. Se questo video vi è fatto compagnia e volete supportarmi, iscrivetevi al canale, mettete un bel like sotto a questo video e se vi va attivate anche la campanella per rimanere sempre aggiornati e non perdervi l'uscita dei prossimi video. Io vi saluto, vi ringrazio tantissimo e alla prossima. Una buona serata da Simo B. Ciao!